Prima di cominciare il video, un annuncio importante. Ragazzi, sta per uscire il mio primo libro. Ebbene sì, ho scritto un libro, non ne ho parlato praticamente per niente qui sul canale perché volevo aspettare che le cose fossero reali e adesso finalmente lo sono. È un sogno che si realizza, un sogno che avevo fin da quando ero bambina e quindi in questo momento la mia gioia è alle stelle. Quindi niente, sono qui per dirvi che tra pochi giorni il mio libro fisico, ecco, questo ci tengo perché non esiste in ebook, sarà finalmente disponibile nelle librerie e negli store online. Quindi niente, seguitemi su Instagram se volete avere insomma tutte le news in tempo reale e ovviamente farò un video o la prossima settimana, quindi tra 7 giorni, la prossima domenica o la domenica successiva, in cui vi darò tutti i dettagli, non soltanto riguardo al libro ma proprio sulla mia storia, su come tutto è cominciato, su come ho lavorato e come sono arrivata a questo meraviglioso traguardo. Quindi se avete domande lasciatemele qui sotto, mi raccomando, relative alla pubblicazione di questo mio libro. Io vi ringrazio fin da ora e adesso diamo inizio al video di oggi. Oggi giro un book tag che faccio raramente, ma invece so che a voi ogni tanto piace vederne uno, e quello di oggi non poteva che avere un tema un po' scontato in questo periodo, ovvero l'amore. Infatti farò un book tag legato a San Valentino, che ormai è vicino, mercoledì appunto sarà San Valentino, e voglio parlarvi quindi, grazie alle domande del tag, di alcuni libri che hanno come protagonista l'amore o comunque una storia d'amore. Ci tengo però a precisare che tutti i libri che vi presenterò, o comunque quasi tutti, hanno delle storie d'amore un po' particolari, un po' uniche nel loro genere, ecco. Prima domanda, un romanzo d'amore che ancora non hai letto? Per rispondere a questa domanda ho scelto due libri. Il primo è Via col vento, del quale vi ho parlato anche nel video in cui vi faccio vedere i libri vintage della mamma, e ve lo lascio qui. E niente, in questo caso appunto ho questa edizione, quindi non capite che è Via col vento, ma in realtà è Via col vento. E so che il protagonista della vicenda non è l'amore, perché ovviamente ciò che accade in questo libro spazia veramente tantissimo, quindi non è che la storia d'amore sia la principale protagonista, però Rossella O'Hara è comunque un personaggio che si fa guidare tanto dal suo cuore, quindi molte delle scelte che compie in questa storia sono dettate anche dall'amore, e quindi sicuramente questo è un libro che vorrei leggere che ancora non ho letto. Mentre il secondo di cui vi parlo è il seguito di Il Cavaliere d'Inverno, che se non ricordo male è Tatiana Alexander, però non sono sicura, adesso controllo. Sì, confermo, è Tatiana Alexander. Ecco, per l'appunto qui, in questo caso invece, l'amore è veramente protagonista. Nonostante il libro Il Cavaliere d'Inverno, come vi ho detto più di una volta, mi è piaciuto poco dal punto di vista per l'appunto della storia d'amore, perché mi è sembrata molto smielata, rimane il fatto che l'ambientazione storica è bellissima e comunque la storia che uno voglia o che non voglia, insomma, un po' ci travolge, ci interessa. Inoltre ho letto il primo libro tanto tempo fa e sembra che questa saga non mi abbandoni mai, nel senso che continua a ripresentarsi davanti ai miei occhi su YouTube, su Instagram e così via. Quindi sicuramente anche questo è un libro dove invece l'amore la fa veramente da padrone, che vorrei leggere che ancora non ho letto. Seconda domanda, un romanzo d'amore ambientato in un luogo dove vorresti andare in vacanza? Anche in questo caso ho un po' barato perché ho scelto due libri. Il primo, ormai ve lo immaginerete, è Mangia, prega, ama, e per l'appunto la parte relativa all'amore, che è l'ultima parte del viaggio della protagonista, la porta a Bali, dove per l'appunto incontrerà un nuovo amore e poi diventerà addirittura il nuovo marito, il marito di Elizabeth Gilbert. Bali è una destinazione che mi attira tantissimo, addirittura qualche giorno fa ho proprio controllato un po' i prezzi per rendermi conto se fosse possibile andare in vacanza lì, perché veramente mi attira da tantissimo tempo, mi dà proprio un'idea di pace, di serenità, di una vacanza in totale relax in un mondo completamente nuovo e diverso da quello a cui siamo abituati, quindi un po' la vacanza per eccellenza, ecco. Il secondo libro di cui vi parlo è invece Memoria di una Geisha di Arthur Golden. In questo caso la storia d'amore riguarda la protagonista che da piccola incontra un uomo del quale rimarrà innamorata per praticamente tutta la vita, nonostante ci corrano tanti anni tra di loro, e proprio il fatto che lei sia una geisha gli permetterà
un giorno, scusate, di incontrarlo. Questa storia d'amore è ambientata ovviamente in Giappone e quindi qui mi ricollego alla domanda. Mi piacerebbe moltissimo poter visitare il Giappone un giorno, sono curiosissima perché lo vedo come un luogo esotico, esotico nel senso che è lontanissimo da noi, dalla nostra cultura, dalla nostra vita, e quindi insomma spererei veramente un giorno di poterlo visitare perché mi incuriosisce da morire, mi attira da morire. Terza domanda, un romanzo d'amore dove il punto di vista è quello di lui. Per rispondere a questa ho scelto Noi di David Nichols, che è appunto un libro tutto scritto dal punto di vista dell'uomo, della parte maschile della coppia. Qui si racconta di una coppia per l'appunto sposata da tanti anni con un figlio grande, e la moglie un giorno si alza e dice al marito di volerlo lasciare, di non essere più innamorata di lui, lo ringrazia per tutti gli anni meravigliosi trascorsi insieme, ma adesso si sente che deve proseguire il suo viaggio da sola. Lui rimane completamente sconvolto da questa dichiarazione, ma lei gli dice per l'appunto che dato che il figlio andrà al college, se non mi sbaglio, comunque andrà via di casa l'anno successivo, quell'estate avevano in progetto di fare una vacanza in giro per l'Europa tutti insieme, e lei quindi gli chiede se è possibile per l'appunto di fare questa vacanza con tutti insieme, come se fossero ancora la famiglia unita che erano un tempo, e poi una volta che il figlio sarà partito poter vivere le loro vite separatamente. Chiaramente durante questo viaggio l'uomo non solo cercherà di riconquistare la donna, ma ripercorrerà le tappe del loro amore, della loro storia, fin dagli esordi, per capire da una parte che cosa è andato storto e perché lei abbia preso questa decisione. Sembra una trama scontata, ma non è assolutamente così. Il finale è assolutamente inaspettato e soprattutto il protagonista maschile mi è piaciuto veramente molto. Mi è piaciuto il suo punto di vista, quello che sente lui, quello che prova e quello che diciamo le conclusioni a cui arriva analizzando la loro storia d'amore. Durante il percorso quindi ci scopriremo a volte a favore della loro unione, della loro insomma riscoperta dell'amore, altre volte invece ci sembrerà che tutto sia perduto e che loro due debbano inevitabilmente lasciarsi per il bene di uno o di un altro. Insomma, è un romanzo veramente pieno e toccante, io l'ho veramente adorato. Oltretutto è proprio raro vedere le storie d'amore viste dal punto di vista maschile, perché tendenzialmente le storie d'amore di questo genere vengono lette dalle donne, e a volte le donne insomma amano anche rispecchiarsi nei sentimenti, nei pensieri dei protagonisti, che quindi inevitabilmente sono femmine, e quindi sono molto felice di aver letto questo libro e vi straconsiglio di leggerlo. Quarta domanda, un romanzo d'amore con una storia di passione. In questo caso ho scelto 11 minuti di Paulo Coelho, ovviamente perché non sono avvezza a leggere libri con appunto come protagonista la passione, ecco, la passione travolgente, eccetera. Di solito queste scene mancano all'interno dei miei libri dove si parla d'amore, però 11 minuti penso sia un po' la rappresentazione di tutti quanti, di questa ragazza che per raggiungere i propri sogni ha bisogno di un po' di soldi e per un periodo della propria vita fa la prostituta. Anche questa protagonista si innamorerà scoprendo un nuovo lato della sessualità che prima non conosceva, proprio perché è arricchito da questo ingrediente aggiuntivo che è l'amore. Non ho riletto il libro negli ultimi anni, l'ho letto quando ero veramente una ragazzina e l'ho adorato. Forse ora la mia impressione sarebbe diversa. So che qualcuno l'ha letto in periodi diversi della propria vita e una volta l'ha adorato, una volta l'ha detestato, comunque l'ha trovato banale. Io ho un ricordo bellissimo di questo libro, quindi fatemi sapere anche voi se l'avete letto, che cosa ne pensate. Fatto sta che comunque che è quello che nomino adesso per quanto riguarda una storia d'amore carica di passione. Prossima domanda, un romanzo d'amore storico. Allora, in questo caso non ho ben capito se intendesse un classico oppure una storia d'amore ambientata in un tempo passato, per l'appunto in un romanzo storico. Ho deciso un po' di unire le due cose perché per quanto riguarda i classici veri e propri, quelli che proprio noi definiamo classici, dato che io non ne ho letti nemmeno un granché, non sono riuscita a trovare nessuno dei classici che avevo letto dove ci fosse come protagonista l'amore. Però ho scelto un libro comunque scritto diversi anni fa e che comunque è rimasto quasi un classico.
classico, diciamo, perché è ancora oggi conosciutissimo e letto da tantissimi lettori. E sto parlando di Uccelli di Rovo, che al contempo è anche una storia ambientata nei primi del Novecento, comunque la storia parte dai primi del Novecento, quindi comunque si parla di storia passata, praticamente di un secolo fa. E quindi niente, nomino Uccelli di Rovo, che è anche il romanzo d'amore più bello che io abbia mai letto. In questo caso perché l'amore non è assolutamente convenzionale, perché è la storia d'amore tra una bambina barra ragazza barra donna, chiaramente, perché lei cresce nel tempo, ed un prete. Non è assolutamente la storia banale che vi aspettate, ne ho parlato in tantissimi video e molti di voi mi hanno anche scritto di aver acquistato il libro proprio dietro al mio consiglio e sono felicissima di questo. La loro storia d'amore chiaramente è tormentata perché appartengono a due mondi completamente diversi e distanti l'uno dall'altro, ma la cosa che ho apprezzato di più di questo libro è il fatto che fossero due protagonisti molto umani, due protagonisti imperfetti. Quindi persone con dei difetti e che nei momenti in cui sono separati fanno delle scelte di vita che noi a volte apprezziamo e altre volte invece disapproviamo, e dei momenti in cui appunto sono insieme, nel quale rivelano tutte le loro debolezze, che sono umane e che quindi ci fanno guardare la loro storia con occhi nuovi e pensare che forse anche noi non ci saremmo comportati diversamente, anche se magari delle volte non condividiamo quello che loro provano o quello che loro esprimono quando sono insieme. Insomma, ogni cosa che mi verrebbe da dire su questo romanzo sarebbe uno spoiler di qualcosa, quindi ci tengo veramente che lo leggiate se non l'avete letto. Comunque sappiate che appunto non è una storia d'amore tra un prete assatanato e una ragazzina alla quale è mancato il padre, ecco, per capirsi. Insomma, è molto molto più profondo ed è scritto veramente bene, descritto veramente bene, e soprattutto ci fa capire che tutti siamo umani e che l'amore è una cosa travolgente. Penultima domanda: un romanzo d'amore che hai preso perché ti piaceva la copertina. Non potevo non nominare il solito libro che nomino tutte le volte che si parla di belle copertine, ed è Una canzone quasi dimenticata di Kathryn Webb. In questo caso si parla della storia d'amore tra una bambina ragazzina e un pittore, il padre di una sua amica, quindi anche in questo caso un amore assolutamente fuori dalle righe, fuori dal comune. La storia è meravigliosa, soprattutto perché qui si narra appunto un tipo particolare di amore, perché è un amore sotto tantissime sfaccettature che ovviamente cambiano nel tempo, quindi è un amore infantile, poi diventerà un amore adolescenziale, un amore ovviamente più maturo, è un amore a tratti ricambiato, a tratti totalmente non ricambiato, è un amore che è così travolgente da portare i protagonisti a fare cose le quali si pentiranno per tutta la vita, ed è un amore che porta anche a vendicarsi. Insomma, è una storia avvincente, una storia tormentata, ed è tutta raccontata da questa signora anziana che appunto racconta ad un uomo la sua vita, la sua storia d'amore in tutti i suoi dettagli, e che per la prima volta riesce a sfogarsi, riesce a liberarsi di un segreto che la tiene imprigionata da troppi anni. Io, tutte le persone a cui l'ho consigliato e che l'hanno letto, l'hanno adorato, quindi ragazzi, mi raccomando, questo sicuramente è un consiglio enorme, perché è veramente qualcosa che non avete mai letto, secondo me. Ultima domanda: un romanzo d'amore che racconta di donne forti. Per rispondere a questa domanda ho scelto Gli amanti, Romeo e Giulietta in Afghanistan di Rod Netherland. In questo caso l'autore ha trascritto la vera storia d'amore tra due ragazzi in Afghanistan, per l'appunto, che sono dovuti fuggire dalle rispettive famiglie per poter coronare il loro sogno d'amore. Quindi racconta la loro vera storia proprio perché lui li ha seguiti, li ha aiutati a fuggire insieme e a farsi una nuova vita lontano da dei genitori, soprattutto i genitori di lei, che per un tradimento del genere, quindi essere fuggita con un uomo che loro non approvavano, li avrebbe inevitabilmente portati alla morte. È un libro veramente toccante, ma soprattutto perché è reale, soprattutto perché è quotidiano ed è vicino a noi, nonostante noi sembri miliardi di anni luce distante dalla nostra realtà. Per l'appunto, parlando di donne forti, ho scelto questo libro perché, nonostante sì sia una coppia quella che si ribella un po' alla famiglia, in realtà quella che si ribella maggiormente è appunto la donna, perché i genitori di lui approvavano la loro unione, erano i genitori di lei a non approvarla per questioni religiose, se non mi sbaglio, di etnia, ecco.
E quindi lei decidere per l'appunto per amore di scappare con lui, di rischiare la vita, di stare dei periodi separata da lui in case di accoglienza dove poteva essere protetta, di nascondersi con lui pur di stare con questo ragazzo che lei amava così tanto, sicuramente questo la rende una donna non forte di più. Quello che loro affrontano è qualcosa che noi probabilmente per noi sarebbe difficile affrontare, perché è qualcosa che fa davvero paura quando si rischia la vita in questa maniera, eppure lei l'ha fatto perché insomma voleva difendere l'ideale dell'amore. E quindi questo penso che sia il libro che rappresenta meglio questa richiesta, questa domanda. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e io vi abbia dato ovviamente dei buoni consigli per quanto riguarda delle belle storie d'amore. Noi ci vediamo prestissimo con un altro video e in ogni caso auguro a tutti un buon San Valentino, a tutte le coppie innamorate, spero che il vostro amore duri per sempre, se così non fosse spero comunque che riusciate sempre ad amare voi stessi e ad essere amati dalle persone che vi vogliono bene. Noi ci vediamo come detto prestissimo, grazie come sempre per gli iscritti e bellissimi commenti che mi lasciate. Alla prossima, ciao!